attivo e presente. Turismo accessibile. È stato questo il tema dell'ultimo incontro che si è tenuto all'interno del Consiglio regionale della Campania. Senza barriere nella Valle delle Orchidee è il titolo dell'evento dedicato, organizzato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni e patrocinato dal Consiglio regionale campano, in collaborazione con il Centro Clinico Nemo di Napoli, l'Unione Italiana di Lotta alla Distrofia Muscolare e l'Ecomuseo delle Antiche Coltivazioni di Sassano. E sarà proprio Sassano, comune della provincia di Salerno, a ospitare l'evento in programma per il prossimo sabato 14 maggio. Sono molto orgoglioso di questa iniziativa, ha sottolineato il sindaco del comune campano Domenico Rubino, complimentandosi con la regione per l'attenzione. È stata una grandissima induzione della regione voler realizzare questo turismo accessibile anche nelle periferie, perché l'accessibilità a questi disabili è stata data nei centri metropolitani, però noi nelle zone interne siamo ancora un po' in ritardo, quindi questa è un'occasione per rilanciare questa proposta e per dare la possibilità a queste persone di godere delle bellezze naturalistiche, perché da noi ce ne sono tantissime, quindi noi amministratori abbiamo l'obbligo di abbattere queste barriere. Ha rimarcato l'impatto positivo dell'iniziativa anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Ascoltiamo. Questi luoghi devono essere accessibili anche a chi è diversamente abile. Abbiamo individuato insieme al professore Di Novella, abbiamo individuato un percorso dedicato per poter appunto visitare un luogo suggestivo, particolare come quello della Valle delle Orchidee, e quindi realizzeremo questa iniziativa senza barriere nella Valle delle Orchidee, che ovviamente si trasformerà in un progetto stabile. Si è espresso con forte senso di approvazione in merito all'organizzazione di un'iniziativa di questo tipo anche l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. Mi sembra un gran bel messaggio questo che parte da Sassano, quindi complimenti a loro, ma complimenti anche a coloro i quali, come la Regione Campania, che con le proprie delibere di giunta sostiene questa possibilità di accedere in luoghi poco noti, ma che sono dei luoghi di straordinario significato non solo naturalistico, ma anche un grande significato personale per il turismo, non solo dell'accessibilità, ma anche della salute e del benessere.